Giacomo Stucchi, presidente del Copasir, come commenta la sentenza che riguarda l'imprenditore bergamasco? Beh, è una vicenda che conosco e che seguo da un po' di tempo. In effetti siamo arrivati alla conclusione di un calvario per quanto riguarda il signor Monella. Essere condannati a 6 anni per aver difeso la propria proprietà non è accettabile, nel senso che le sentenze vanno rispettate, ma qui si trattava di una persona che stava subendo un furto nella propria abitazione e che accidentalmente, come lui dice, lo sostiene da sempre, ha sparato, ma non per colpire a morte il ladro, ma solamente per spaventarlo. Di fronte a un governo che applica lo svuota carcere, di fronte a un governo che cerca di agevolare la libertà per i criminali, le persone innocenti, le persone che cercano di difendere ciò che è proprio, quindi difendere anche la sicurezza della propria famiglia, parlando in modo molto generale, vengono invece condannate e forse anche mandate in carcere. Quindi ritengo che la soluzione migliore sia quella di intervenire con una grazia da parte del Presidente della Repubblica per resistere. Le cose. Un appello che rivolgete a tutte le forze politiche. Sì, un appello che io penso tutte le forze politiche debbano sottoscrivere. Stiamo preparando una lettera che indirizzeremo come parlamentari bergamaschi di tutte le forze politiche al Presidente della Repubblica spiegando la situazione e spiegando soprattutto il perché è necessario concedere questa grazia a una persona che non voleva offendere nessuno, non voleva ferire nessuno, non voleva ammazzare nessuno. Semplicemente si è trovato dei ladri in casa e si è difeso.